Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di ZES, di zone economiche speciali. E allora per farlo, per vedere anche le prospettive di punti strategici della nostra regione, oggi siamo nella porta che l'Abruzzo ha verso il Molise. Andiamo a Vasto, al porto di Vasto. Do la buona giornata a Paolo Renzetti, che vedo in collegamento. Buon pomeriggio Paolo, perché parleremo di ZES, di zone economiche speciali, e soprattutto di quanto il porto di Vasto può essere un hub strategico dal punto di vista dei trasporti, soprattutto per quanto arriverà dal punto di vista economico a sostegno di un'infrastruttura come il porto di Vasto. Buon pomeriggio Paolo, in compagnia di Pietro Marino, presidente dell'associazione Oasi. Sì, grazie Jacopo, un saluto ovviamente a te e ai nostri telespettatori qui dal porto di Vasto, da Punta Penna, questa splendida location con alle nostre spalle proprio lo scalo portuale di Vasto. Dicevi bene, una infrastruttura strategica per la nostra regione, la porta sul Molise, ma io direi la porta sul meridione d'Italia, sul mezzogiorno, dunque un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico della nostra regione. Parliamo del porto di Vasto e lo facciamo proprio con un addetto ai lavori, con il dottor Pietro Marino, che è a capo dell'associazione Oasi, che raggruppa gli imprenditori commerciali proprio del porto di Vasto. Occupazione, ambiente e sviluppo industriale, questo è l'acronimo di Oasi. Grazie innanzitutto dottor Marino per aver accolto il nostro invito, per essere qui a Vasto per parlare di questa infrastruttura che dicevamo è strategica per la nostra regione, un ponte verso il mezzogiorno ma non solo. Sì, il porto di Vasto è un porto a carattere regionale che movimenta ogni anno circa 500-600.000 tonnellate di merce tra rinfusa secca e rinfusa solida. Come tutte le attività portuali in Italia abbiamo risentito un po' tutti della crisi dovuta alla pandemia, però possiamo dire che quest'anno i numeri sono in linea con quelli degli anni precedenti. Abbiamo un leggero recupero, anche se per tornare ai numeri, ai traffici precedenti, bisogna aspettare l'anno almeno 2022, ecco. Si parla tanto, se ne è parlato anche nei giorni scorsi in occasione della visita qui nella nostra regione del ministro Mara Carfagna delle ZES, delle zone economiche speciali, e ovviamente il porto di Vasto, lo scalo portuale vastese, è legato in maniera diretta proprio alla ZES. Sono stati stanziati anche dei fondi, 8 milioni e mezzo di euro, mi corregga se non è questa la cifra dottor Marino. Che cosa potrà accadere, che cosa dovrà accadere da qui ai prossimi mesi con lo stanziamento di questi fondi per il porto di Vasto? Il porto di Vasto è un'infrastruttura importantissima e svolge un ruolo strategico in quanto è baricentrica e centrale a tre macro aree industriali che sono dati dall'area vastese, dalla Val di Sangro, dal Molise e dall'Alta Puglia. Tutte queste 3-4 macro aree raggruppano circa 550-600 aziende con circa 30.000 occupati. In queste aree sono presenti multinazionali importantissime, basti pensare alla Pilkington piuttosto che alla Denso, alla Honda, ma anche alla stessa Sevel, dove qui sul porto di Vasto ogni mese vengono movimentati circa 1.000 furgoni per le varie destinazioni, per la Turchia piuttosto che la Russia, l'Ucraina e la Grecia. Quindi oggi investire sul porto di Vasto significa soprattutto rispondere a quelle che sono le sfide del mercato, perché è un'infrastruttura importante e strategica per il centro-sud d'Italia. Lei parlava giustamente ed elencava alcuni numeri che riguardano il porto di Vasto. Io allargherei il discorso, perché quando si parla di ZES si parla di 500 aziende tra Abruzzo, Molise e nord della Puglia, 28.000 occupati. E poi c'è questo discorso davvero fondamentale che riguarda proprio il trasporto e il passaggio dei veicoli che sono fabbricati presso la Sevel della Val di Sangro. Ogni mese vengono qui, c'è un armatore che dalla Grecia, la Neptune Lines, che fa almeno quei 3-4 approdi al mese. Questo voglio ribadire l'importanza di questa infrastruttura, perché oggi sono stati stanziati, come diceva lei bene, dalla regione Abruzzo ben 12 milioni di euro per l'allungamento del molo sopraafflutto e contestualmente l'allargamento della banchina di Levante per poter permettere l'ultimo miglio, quindi la ferrovia
ferrovie all'interno del porto di Vasto. La stessa RFI ha stanziato ben 18 milioni di euro per completare l'ultimo miglio e abbiamo oltre 8,5 milioni di euro dal PRNN. Non per ultimo, ma di fondamentale importanza per noi, sono anche 2 milioni di euro stanziati per il dragaggio in modo tale da portare i fondali dai 6,80 m attuali ai 7,20-7,30. Tutti questi stanziamenti sono importanti in quanto grazie a loro possiamo dare inizio allo sviluppo e alle opere previste dal piano regolatore portuale, avendo così un porto strategico sia per quanto riguarda le navi, che possiamo accogliere navi di circa 200 metri contro i 170 attuali di oggi, un pescaggio che passa dai 6,80 m ai 10-12 metri in quanto all'imboccatura qui del porto di Vasto abbiamo dei fondali fino a 18 metri, avremo sicuramente 2.000 metri lineari di banchine con 150.000 metri quadri di piazzale, che sono importantissime perché un porto senza un retroporto non può operare in quanto necessita per poter stoccare tutta la merce. Prima di dare la linea allo studio al collega Jacopo Forcella per qualche sollecitazione, io volevo restare proprio sul discorso del piano regolatore portuale, perché credo che questo sia un fattore significativo del porto di Vasto, con questo piano regolatore che è stato approvato nelle settimane e nei mesi addietro e che rappresenta una sicurezza per lo scalo portuale di Vasto. Certamente, col piano regolatore portuale, con tutti questi stanziamenti, come dicevo, possiamo dare avvio a tutte queste opere. Il piano regolatore portuale è stato approvato prima in primis dal Comune, in secondo poi dalla Regione e non per ultimo, ma questo anche nel lontano 2013, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Jacopo, quindi aspettiamo soltanto i finanziamenti per iniziare. Jacopo, a te la linea. Sì, innanzitutto buon pomeriggio, dottor Marino. Giustamente lei dice aspettiamo i finanziamenti per poter cominciare. Poi una volta che si sarà cominciato, inevitabilmente la domanda è d'obbligo. Quanto ci vorrà qual è la tempistica per ottenere, sia a livello di infrastrutture che di tutto il resto, per ottenere il risultato completo, per avere un hub davvero importante, che è quello che dovrebbe rappresentare il porto di Vasto, c'è anche quello di Ortona, ma insomma oggi parliamo del porto di Vasto. La tempistica poi, una volta arrivati i finanziamenti. La tempistica dobbiamo iniziare a partire step by step, perché già con i primi stanziamenti, con i 12 milioni di euro che permettono appunto l'allungamento del molo sovrafrutto e l'ampliamento della banchina di Levante, già possiamo iniziare ad avere un retroporto importantissimo e possiamo iniziare ad accogliere già navi con 200 metri. Poi per ultimare il tutto i tempi tecnici saranno stati da 3-4 anni, non lo so, però sono opere che vanno viste piano piano e che ogni opera, ecco, ha la sua importanza. Vogliamo un po' spiegare, perché adesso proviamo a fare un piccolo passo indietro, non me ne voglia, però chiaramente anche per chi ci segue da casa. Dire che cos'è una zona economica speciale, che peraltro ha una legislazione economica differente rispetto al resto del paese, magari da casa si chiedono ma come mai le ZES hanno una legislazione diversa, hanno agevolazioni fiscali differenti, come vengono perimetrate e perché? Sì, queste permettono soprattutto per attirare nuovi investimenti e nuove attività produttive da parte di imprenditori che vogliono allocarsi e vogliono avviare nuovi insediamenti produttivi all'interno del nostro territorio. Quindi questo non può che far portare benefici non soltanto a tutta l'area industriale di Punta Pena, dove qua operano le maggiori imprese, ma anche allo stesso porto, dove privati possono investire sulle stesse banchine per costruire magazzini e quant'altro. Senta, quindi serve soprattutto per questo snellimento burocratico. Dico 35 milioni di euro in totale, sono un piano compatibile con tutte le opere che andranno realizzate? È una buona parte per iniziare a sviluppare il piano regolatore portuale, per far attirare sempre di più nuovi armatori e nuovi insediamenti produttivi, ma questo non soltanto a livello commerciale, ma voglio aprire anche una piccola parentesi per quanto riguarda anche il settore turistico crocieristico, perché una città come Vasto merita anche uno sviluppo turistico importante, ecco. Quindi con l'ingresso di nuove navi sicuramente nuovi armatori si verranno ad affacciare qui sul nostro porto di Vasto. Paolo.
Sì, per chiudere qui il collegamento in diretta dal porto di Vasto, io vorrei restare un attimo proprio sull'aspetto che riguarda il turismo, perché abbiamo parlato dell'aspetto soprattutto economico e dei risvolti economici che potrà avere il porto di Vasto nei prossimi mesi, nei prossimi anni, però mi vorrei soffermare proprio invece sull'aspetto turistico. Si sta già pensando a qualche collegamento, si sta pensando in futuro, ormai per la prossima estate ovviamente, a poter mettere qualche collegamento qui da Vasto con l'altra sponda dell'Adriatico? Sì, questo è un progetto fattibile, ripeto, aspettiamo l'inizio dei lavori per poi diciamo progettare il tutto, perché una volta avuti diciamo la lunghezza diciamo della nave, i pescaggi e quant'altro, con tutte queste informazioni, tutte queste caratteristiche, riusciamo così ad attirare e a chiamare nuovi vettori commerciali che possono qui venire a scalare il porto di Vasto. Per chiudere, un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico della nostra regione, ne aveva parlato nelle settimane scorse anche il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, bisogna investire e investire tanto sui porti abruzzesi. Sì, è vero, perché comunque la logistica per le aziende è importantissima, perché l'approvvigionamento di materie prime per quanto riguarda l'azienda rappresenta il 50% poi del futuro fatturato per come andranno a rivendere il loro prodotto. Quindi un porto importante non fa che avere un saving cost per quanto riguarda la logistica e gli approvvigionamenti per le grandi multinazionali. Grazie al dottor Pietro Marino, presidente dell'associazione Oasi, grazie per aver accolto il nostro invito. Da Vasto la linea può tornare allo studio, non prima di aver ringraziato Roberto Plimanti per l'assistenza tecnica. A te Jacopo. Grazie a Paolo Renzetti, grazie ovviamente al dottor Pietro Marino.